oggi in un nuovo video e praticamente è una specie, dovrebbe essere, il tutorial di Harry Potter, il prigioniero di Azkaban PC, questo è il sito che feci tanto tempo fa, che funzionava soltanto su Windows 7, quindi devo provare a farlo funzionare anche su Windows 10, quindi è una sorta di remake. È un video che è andato abbastanza bene. Non so se si riesce a leggere. No, così no, comunque sì, è andato abbastanza bene. E oggi ci riproviamo, vediamo un po' dove eravamo arrivati. Allora, dopo aver trovato ovviamente il link del download che vi lascio praticamente in descrizione, che si prende sempre da lo stesso dell'altra volta, mi ricordo, però è differente per quanto riguarda il crack, che non è all'interno della cartella, ma è praticamente in un link a parte che sempre vi metterò, anzi, ve lo mostro anche. Ed è praticamente questa pagina qui di cui vi lascerò ovviamente il link. Basterà cliccare semplicemente su questa freccettina qui, scarica, e otterrete questo file qui, HPPP o AES, che è quello che ci interessa. E infatti eccolo qui. Adesso vediamo un po' come funziona. Dopo aver messo il seriale, che non c'è all'interno di questa cartella, ma magari vi lascio direttamente scritto, comunque io l'ho inserito qui dentro, a voi non sarà qui dentro, però vabbè. Ed è praticamente questo qui. Eccolo qui, attenzione a non sbagliare. E dunque, dopo aver messo questo e aver aperto all'interno di questa cartella che otterrete dopo aver scaricato il torrent, praticamente, quindi dovete avere almeno quello per scaricare e ottenete per l'appunto questa cartella qui, Harry Potter, il prigioniero di Azkaban. Aprite e dovete cliccare su Autorun. Dopodiché, dopo aver inserito per appunto il seriale, otterrete questo. E come al solito fate avanti su utente tipico. Oddio, cos'è questo volume? Mamma mia, sto volume. Quella. Qua fate registrare più tardi, chi se ne frega. E comincerà per l'appunto a scaricare. Ci vediamo quando ha finito. Allora, dopo che ha finito, avrete questa, praticamente questa situazione. Vi troverete con questo file creato, però allo stesso tempo dice di inserire il CD-ROM. Ed è perché dobbiamo aggiungere a questo file qui questa crack. Andiamo a vedere come si fa. Veloce, veloce, non ci vuole assolutamente niente di che. Lasciamo perdere questa pagina qui che non ci interessa più. Scusate lo sfondo di Stranger Things, fate questo. Allora, su questo file che avete appena ottenuto, lo aprite con Apri percorso file e questa è la pagina interna di quell'icona, per l'appunto. All'interno di questa c'è un file che conoscete benissimo, ovvero questo HPPPO, Harry Potter, prigioniero di Azkaban, HPPPO. Adesso dovrete praticamente sostituire questa crack all'interno di questo, ma prima ovviamente dobbiamo, essendo un RAR, dobbiamo aprirla in qualche modo ed è abbastanza facile. Utilizziamo, io posso usare anche 7-Zip, potete utilizzare un WinRAR, WinZip, 7-Zip, è una che vi consiglio comunque per aprire ed estrarre in un'ulteriore cartella. Questa cartella qui abbiamo ottenuto, la apriamo. E per l'appunto all'interno di questa cartella abbiamo un file molto simile, quella. Quindi la cosa che dovete fare è copiare questo e semplicemente ficcarlo qui dentro. Adesso è un po' difficilotto perché c'è tanta roba, dove lo ficco? Ecco. E dovete incollare. Vi chiederà di sostituire e voi sostituite. È necessario dell'autorizzazione, continua. E voilà, facendo in questo modo e sostituendo questo file con l'altro, avrete praticamente craccato il gioco. Adesso, come cosa succede? Potete chiudere queste cartelle e magari ve le conservate, non ne ho idea. Questo qui dentro, questa ve la conservate, non so, mettetelo dove pare. E praticamente adesso, cliccando due volte, il gioco dovrebbe partire. Vediamo se la magia avviene. Signor. L'ultima volta che lo feci tanto tempo fa non funzionava più. Quindi se parte sono un mito. Quella. Wekiki.
Suzzi, guardate. Ok, direi che questa volta parte. Peccato che non ho manco la partita salvata. In ogni caso, a questo punto dovrei cercare di fare un gameplay. Però no. Minchia, non da subito perché comunque arrivai a un certo punto tempo fa. Quindi magari vi attaccherò un gameplay breve di una terza parte ipotetica, che continua per appunto quello che feci anni fa. Io direi che è Siamo finalmente tutto. in gioco. Vabbè, Hermione, stai zitta, la matita. Però non ve lo posso mostrare perché parto tipo. No, sì. Parto praticamente da un po' dopo, cioè nel senso, visto che è partito il gioco, effettivamente funziona. E queste sono le impostazioni che ho messo. Qui ho soltanto diminuito un po' la velocità del mouse. Qui ho messo risoluzione, l'avevo messa a 1024x. No, la volevo un po' più grossa. E magari poi la metto più grande. Comunque. Ho passato la musica perché dà un fastidio della Madonna. Qui invece, che è praticamente la roba degli avanzati, era tutto alto. Però per farlo andare un pochino più veloce io ho messo a normale, lasciando comunque il dettaglio ombre e l'illuminazione. E sta andando bene. Quindi vi consiglio queste. Poi ci si becca non so quando. Bella. Ho avuto un casino di problemi a registrare, ottimo. Comunque andiamo alla lezione di. Non me lo ricordo cosa, ma ripeto che piano 4. Dove devo andare? No, non portami, portami, portami. Che mi rompe i coglioni Pix, sì, me lo ricordo. Lenticchia, secchione, poterino, X! Madonna. Quell'armatura non mi piace per niente. Ci ha chiuso Ma dentro! nessuno che se ne accorge si incula di sta Lanciando cosa. tutti insieme l'incantesimo possiamo batterlo. Ma Bravo! sì. Perché Tieniti pronto a lanciare Carpere Tractum quando è stordito. sei l'unico che lo sa? Oh, che bello! Tre piccoli compagni di giochi! Ma c'ha pure il pizzetto, pizza. Che salvi! Ah, ecco, ho tolto lo scudo. Oppa! Vieni, quanto ci vuole? Vieni, poi! Miai! Bella lì. Muori, per di puttana. Oh. Forza. Come d'ansia. Sei stato bravissimo, Ron. Proprio. È facile essere bravi quando si è mezzi morti di paura. No. Meglio raggiungere la lezione di trasfigurazione. Probabilmente Pix ci ha fatto fare tardi. Probabilmente. Buongiorno e benvenuti alla Oh, lezione di oh, oh. trasfigurazione. Quella sono in Uno cinque degli la lezione. incantesimi di trasfigurazione più avanzati permette a un mago di trasformarsi in un animagus. No, Gli non mi serve. animaghi possono tramutarsi in animali per poi tornare a essere persone. Almeno è un Ne sai riferimento. davvero? Fatto benissimo. Ci sono domande? Professoressa McGranit, i lupi mannari sono animali? No, non lo sono. Perché Gli chiederò? animaghi si tramutano in animali di loro spontanea volontà. Un lupo mannaro non può controllare la sua Ermine trasformazione. doveva saperlo questa, vero?
E ora per la lezione odierna, gli incantesimi Draconiforce e Lapiforce. Signorina Granger, vuole farmi il favore di eseguire l'esercitazione che ho preparato? Io? Oh sì! Madonna, è lunga sta. Ora, se volete varcare questa porta... Se volete. Ha detto se volete. L'incantesimo Lapiforce, signorina Granger. Va bene. Lapiforce, la trasformazione di un piccolo oggetto in coniglio. Esatto, signorina Granger. 5 punti per Grifondoro. Lancia Lapiforce sulla statua del coniglio. Che si trasfigurerà e sarà ai tuoi ordini. Lapiforce. E allora? Ok, Lapiforce. Quando vuoi interrompere l'incantesimo, premi il tasto invio. Oppure porta a termine ciò che sta ben fatto. Ora, osserva il mucchietto di terra. Ok. Porta il coniglio sulla sommità del cumulo e premi il pulsante sinistro per cominciare a scavare. Ma tu pensa. Pulsante sinistro per scavare o masticare. Non ripeterlo. Ottimo, signorina Granger. Beh, sono facile. Ma oh, guarda, lo scudo della sfida. Grazie. Tu mi dai. Thank you. E quella. Oh. Ma salve. Non so quanto sia veridica questa roba, vabbè. Salta anche. Forza che non abbiamo tempo, dai. Ma scusa, ma che c'era un'altra cosa da fare, sa? Ah, ecco la cazzata. E perdiamo tempo. Dai, su. Come cazzo si faceva? Oddio, sono rimasto un topo, mo. Scusi, Armione, non volevo. Fammi andare via. Porca puttana. Ok, con invio allora se non riuscite, mi ero bloccato nel cazzo di tue. Ok, salviamo. Beh, tu mi porti? Ancora, ma che palle. Solo coniglio per le robe. Perché? Niente, col coniglio. Quanta roba da fare. Vedi un po' di questo. Cosa c'è? Niente, me vado. Via. Voglio salire lì sopra, quindi. Ottimo. Aspetta. Figlio prima questo. Ecco gli altri. Ok. Quello non so come si sale. E vabbè, salta di merda sto coniglio. Guarda che bella robetta. Sì. Per poi volare a posarti su una piattaforma. E basta, non mi dite sempre tutto. Infine dovrai accendere la torcia per completare questa parte della sfida. Onesto. Però dovremmo riesserci. Sì, mi ero interrotto qui stamattina, quindi ho ripreso. Vabbè, si deve aprire. Forza il vione su. Quindi passiamo un pochettino quella. Ma c'era roba da prendere qua sotto, non me lo ricordo. Non ho idea.
Berlino. Io andrei. Allora, devo fare robe qui. E proprio rompi con gli uni, questa è proprio brutta questa mischia. Quella che odio di più. Per questo che non perdo tempo a pigliare tutte le buste che ci sarebbero da pigliare. Vi romper cazzo per volare sopra. E vedrete la missione proprio finale finale di questa roba. Inguardabile. Ok. Depuzzo. Datemi roba, datemi una guida magari. No, sti fagioli. Perfetto, allora, gommo. Quella è che combina. Bravissimo. Allora, meglio il coniglio rispetto a quel merda di frago. Mangia sto schifo, no, dove mangio? Allora, come devo fare? No, non penso che sia così. Uppa! Ah, ecco qui. Ma quanto è bellino questo coniglietto, guardalo. Bello con le due orecchiette, carinissimo. Bellino. Bellino. Ok. Ghiacciai. È inutile, praticamente è inutile. Sembra il coniglio pasquale. Ah, ecco che c'è lì? Segreta. Retroarcia, retro, in retro, in retro, vai. Mamma mia, quanto è argilloso. Benissimo. No, sto qui con no, mamma, fastidio. Vai, vai, vai. Andiamo? Se io vedo ripetiamo living breathless wow wow living breathless ma quando c'è nessuno infatti lo sapevo guarda che meccanismo hanno utilizzato cioè, cosa si sono andati a inventare cosa si sono andati Madonna, non si è volato sto coso. Cosa si sono andati a inventare? Boom. Ok. Aspetta che volo. Prendimi George che volo via. Gira, gira, gira. Ok, bravissimo, bravissimo. Oh. Posati, tac. Bello. Visivamente molto carino. Almeno questo prova ad essere rotto il cazzo. Ecco, Madonna. Bello, dammeli tutti. Ok, andiamo. L'abbiamo fatta senza ucciderci, perfetto. Hola. No, corto sui grompi con lui. Non si fa, non si fa. Allora, si deve mettere tutta la stessa roba tipo tutto gelatina e tu mi dai una gelatina giusto? E mi dai una gelatina allora o peggio è spendere vai a retromarcia vai a retromarcia adesso fammi tutto sì tutto sta cosa bello non l'ho manco visto che era ma va bene Depulso, depulso. Ok. Capito? Ok, possiamo andare avanti. Che è qua? Questo, signorina Granger, è un bundino. Un budino? Questa creatura Che è sto è un scopo? rascio di sostanza viscida che dovrai evitare. Ok. Vuoi
è vero, lo è. Eh sì, Rictus sempre serve. Potrai saltare sopra di lui per cercare di ottenere una ricompensa. Ecco, salto sopra. Ecco, quando trovo qualcosa. Vuole suoi incontro sicuramente sempre, sti budini, perfetto. E due maroni. Ok, qua che c'è? Vediamo, c'è roba. Roba che non posso prendere, quindi sicuramente mi devo trasformare. Questa roba qui me lo piglio. Scusa che non posso pigliare. E non ho visto niente. Vediamo. Ecco, e vedi perché non ci passavo, dove sta sto stronzo. Ok, ho trovato anche il punto. Aspetta, devo mangiare con lo scopo. No. Coniglio immortale, non gli fa niente. Perfetto. No, palle. Quale porta era? Non me lo ricordo. Dovrebbe essere qui. Ah, guarda, c'è qualcosa qui. È carino. E tu? Che mi dai? Bravo. Bellino. Sì, però non mi ricordo la porta per andare via. Era questa? Sì, ok, diciamo che era quella. Mi lanciate questi cazzo di petardi? Perché questi lanci? Non so quanto ti attacchi da sta cosa. Ah, il mio è sicuramente più agile rispetto a Ron, che per pigliare un coso. Oh, mi sono esplose così in faccia. Beh, per il mio ne sarà una cosa abbastanza rituale. Come si faceva a saltare qui? Ah, interessante. Oh. Piglialo! Oddio, un altro di questi cosi. Ma perché? Ah no, è sbagliato. Depulso! Bel giochino questo, guarda qua, mi ha dato sta cosa. Ho sbagliato. Un altro. Uffa. Ah, santo, c'è lo sbaglio di nuovo. Quella. È fighissima. Il sottofondo sonoro. Di felicità, proprio. Dai. Andata. Non uso il 3. Salviamo un po'. Due danni per salvare. Ok. Come vedo. Poi ci sta una roba per farlo entrare, quel cristiano. Ah, uno di quei così. Ci riesco a salire dopo. Uno di quei cosi. Ok. E da qualche parte dovrò prendere, ragazzi. Mi ha aperto. Ah, questo coso qui. Ma ci sta un coso dietro, come lo piglio?
Ah, miseria. Affanculo per mio. Che volo via! Prendimi, Giorgio, che volo via! Allora, dove si vola? Qui si vola. Dov'è il fuoco? Mannaggia la miseria. Aspetta. Siamo una serra di erbologia. Ok. Becca. Contenta? Ma scusa, ma come cazzo io ho vinto? Signorina Granger, hai superato la sfida. Sicuramente non l'ho completata al 100%. E inoltre hai raccolto tutti e 10 gli scudi della Ho sfida. detto una cazzata. Significa che posso andare nella sala bonus delle gelatine Sarà del Dottor bonus! Galattico. Ma come cazzo è possibile? Cioè, mancavano dei pezzi. Questa è la sala bonus delle gelatine. Correggi. Di quanti più oggetti possibile prima dello scadere del tempo. Ok. Senta. Eccoti qui! E come Quanto è andrà? difficile? Splendidamente! Ora posso tramutare gli oggetti in un drago. Grande. Intendi il tipo di drago che vola, ruggisce e No, incenerisce un la galassia? piccolino. È solo un piccolo drago trasformato. Oh, peccato. Se vuoi puoi tentare di superare di nuovo la sfida, Hermione. No. Oppure potremo tornare un'altra volta. Oppure, sì. Famo così. Maial. E che dobbiamo fare? Anche se la mattina seguente il tempo era davvero pessimo, Harry era comunque certo di disputare la prima partita Non del giocherò torneo. io, immagino. Oh sì. No, non mi fa giocare mai nella vita. Magari vi faccio vedere giusto sto film da cazzo. Bene. Ma nessuno che commenta dice niente. Stava giocando benissimo. La sua migliore partita. Questa sede di Santa Maria, ma non è andata proprio così. Vabbè, non è che è andata proprio così. Oddio, il cane che te guarda. La caduta di Harry non ebbe conseguenze, ma egli decise di affrontare la sua paura dei dissennatori. Adesso. Professor Lupin si era offerto di aiutarlo con lezioni Che antidissennatore. culo. Chiese allora a Ah, Lupin adesso quale fa. fosse No, il non suo lo faccio rapporto mai con nella vita l'uomo adesso. che era stato il migliore amico del padre e che aveva venduto James e Lily a Voldemort. Ma perché devo parlarne Il adesso? professore sembrò alquanto riluttante a discutere dell'argomento. Meglio concentrarci sulle lezioni antidissennatore. Ed è qui che te blocco. Ed è qui che te blocco. Possiamo portare un vero dissennatore nel castello, per cui ci accontenteremo di un molliccio. Il Ok. molliccio assumerà la forma di ciò che temi di più, il che nel tuo caso, Harry, vale a dire un Vado dissennatore. che si cambia Facciamo la un'esperienza faccia. con un bersaglio. Punta la bacchetta contro il bersaglio Vabbè, insomma, raga, sì, insegnavamo adesso il patrono, se roba qui, però. Diciamo che sono stanco e faccio un casino da tagliare. Quindi ci si becca magari a un prossimo video, non lo so quando lo monterò questo, forse ne uno ci ha fatto prima. Comunque questo uscirà.